Finalmente è arrivato il giorno delle nozze. Oggi la Chiesa ci annuncia un Vangelo meraviglioso. Ci parla di segni, ci parla di profumi, di un mistero. Il mistero della vita cristiana, la vita della sposa, la vita della Chiesa, la vita della comunità cristiana, la tua vita, così com'è, appare in questo Vangelo in maniera sorprendente. Sono due aspetti che si fondono anche con il Vangelo che abbiamo proclamato durante la veglia pasquale. Il profumo, le mirofore, le donne che corrono presto all'alba, quando ancora era buio, la fretta di queste donne, la fretta di Maria di Magdala, la fretta della corsa di questi due discepoli, di Pietro e del discepolo amato. La Chiesa, Pietro e tu, discepolo amato, unito a lui, nella tua comunità, correvano insieme tutti e due. E che cosa vedono? Il telo, la sindone e il sudario. Allora, questi elementi sono così profondamente legati alla nostra vita, i profumi che portano queste mirofore e i teli e il sudario. Il corpo era avvolto in una sindone, in un grande lenzuolo, e poi sul volto era deposto un sudario. Questo sudario è conservato a Manoppello. Io vi invito caldamente ad andare a Manoppello. Fate questo pellegrinaggio, magari quest'estate, perché è sorprendente il volto di Cristo impresso in questo sudario che coincide perfettamente con le sembianze del Signore che appaiono sulla sindone. Innanzitutto il profumo, la donna, gli angeli, i messaggeri, gli annunciatori, gli apostoli del cielo, gli apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, appaiono alle donne, che non a caso portano i profumi, la delicatezza, la dolcezza, la tenerezza di una donna, che sa comprendere le situazioni prima dell'uomo che deve ragionare, che sono molto più intuitive. Per questo corrono per prime al sepolcro, cercano lo sposo dell'anima loro, come dice il Cantico dei Cantici, come te e come me, con questi unguenti preparati da loro, fondamentali. La tradizione ebraica, il profumo, è un elemento importantissimo nella religione. Nel Cantico dei Cantici si parla tantissimo del profumo, dell'essenza della sposa e dello sposo. Il profumo è il pensiero, è il desiderio. Il profumo sono le opere sante nel Nuovo Testamento. Il profumo dell'incenso, preparato con moltissime essenze, l'incenso che si spargeva nel Tempio, è immagine della preghiera, è immagine della protezione, è immagine della stessa presenza, della scechinà di Dio. Il profumo che solo le donne sanno portare, uno sguardo femminile, uno sguardo dolce, uno sguardo materno, è un profumo. Ebbene, queste donne portano il profumo convinte di dover ungere quel corpo, un cadavere, la loro femminilità votata a un uomo morto, a uno sposo che non c'è più. Vi dice qualcosa? A me dice molto, perché c'è una tomba che è come il capolinea di tante nostre situazioni, delle nostre relazioni, del nostro lavoro, la nostra salute. C'è una tomba che andiamo ad onorare. Ogni giorno ci alziamo per ungere il corpo di Cristo, perché sappiamo che è Gesù, sappiamo che è lo sposo. Ma abbiamo tra le mani molto spesso le frustrazioni, i fallimenti, la morte di Cristo. Speravo io, quando mi sono sposata, in un matrimonio diverso. Speravo io quando ho cominciato a lavorare, speravo io con questi figli, speravo io, e mi sono appoggiata a Cristo. E che cosa è successo? Morto. E io continuo a spandere il mio profumo su un cadavere, su una persona che non esiste più. Ebbene, fratelli, questo incontro al sepolcro è fondamentale. Viene in aiuto a tutti noi la seconda parte, quella della corsa al sepolcro di Pietro e del discepolo che Gesù amava. Arrivano. Arriva prima il più giovane, arriva l'altro, arriva Pietro. Tutti e due vedono qualcosa. Che cosa vedono? Perché per Giovanni questo è il segno della risurrezione. Il segno che noi non siamo nati, creati per offrire la nostra vita a un cadavere, a un fallimento, a una frustrazione. No, noi siamo creature nate per oltrepassare i limiti. Creature limitate nella carne, limitate, deboli, fragili, ma chiamate a superare costantemente, con un balzo in avanti, i limiti dell'amore, i limiti del dono, i limiti del sacrificio. Questo telo e questo sudario ci parlano, sono i segni. Che cosa hanno visto i discepoli? Perché quello che sei chiamato tu oggi a vedere, in questo giorno di Pasqua, ci sono dei segni per cominciare a credere. Vide da Pietro, cominciarono a credere. Non ho visto, cominciarono, si misero in cammino per credere. Non ho ancora capito bene, ma hanno visto un segno fondamentale, che è il segno che parla la loro vita, il segno che loro possono riconoscere, intellegibile, cioè con la ragione illuminata dalla fede. Per l'esperienza fatta dagli apostoli, da questi discepoli, di aver visto Cristo morto, di essere stati loro i responsabili, al vedere quel segno intuiscono, cominciano a credere. Qual è questo segno? Nella grotta del sepolcro vedono le fasce distese. Vado con la traduzione greca originale.
È come un mare calmo dopo una tempesta, specifica un esegeta. È un sudario posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora c'è l'annuncio della chiesa, c'è l'annuncio della sposa. Questo annuncio dirompente, questo annuncio stupefacente ha coinvolto i due apostoli, così anche noi oggi, che c'è lì l'inizio di un mistero, l'inizio di una storia nuova, che parte proprio dal fatto che in quel sepolcro, che è la tua vita, non c'è più Gesù Cristo. Tu ed io abbiamo messo Gesù Cristo nel sepolcro, per i nostri peccati, con i nostri dubbi, con le nostre idolatrie. Non c'è più quello che tu pensavi che fosse la tua vita ormai da anni, quello che Maria di Magdala pensava come sposa, innamoratissima del suo sposo. Ma questo evento mette in moto anche i discepoli. Anche loro a correre, qualcosa è successo. Che significa questo che ancora non riusciamo a comprendere? Perché Dio non opera come gli uomini. Dio non mette toppe su un vestito vecchio. Fa una cosa completamente nuova. Per questo Maria di Magdala, per questo Pietro e il discepolo amato da Gesù, devono passare per una tomba vuota. Prima di trovare Cristo stesso, prima di incontrarsi fisicamente con Lui, è necessario passare per questa purificazione, che è la tomba vuota, che è il mistero sul quale inciampiamo tante volte. Sì, la tomba è vuota, che cosa c'entra con la mia vita? C'è lì un passaggio fondamentale per tutti noi, che inizia in questo giorno. Allora, fratelli, fissiamoci su queste fasce e su quel sudario, perché nessuno avrebbe potuto trafugare il corpo di Gesù e lasciarli in quel modo. Nel greco appare chiarissimo. Non sono state lasciate là disordinate. Figurati se uno va a trafugare il corpo di Gesù e poi si preoccupa di lasciare le bende esattamente come stavano. Sarebbero state lì tutte spiegazzate, buttate per terra, ma poi probabilmente non avrebbero neanche lasciato lì le bende, no? Che trafughi il corpo nudo? E che senso c'ha? C'è un mistero, fratelli, che ci scuote, e vi invito a entrare senza paura in questo mistero, perché chiunque avesse voluto o volesse salvare la nostra vita, aiutarci, un padre, una madre, un prete, chiunque sia, non farebbe come appare lì nel sepolcro. Non lascerebbe tutto così com'è, perché non ha potere di operare una trasfigurazione, una trasformazione senza ferire la persona. Amare senza ferire la dignità, quanto è difficile. Amare senza che l'altro si senta accusato. L'amore di una madre, l'amore di un padre, l'amore di un fidanzato, l'amore di una fidanzata, l'amore di un prete molte volte ferisce, perché molte volte passa un giudizio, perché è l'amore di chi pensa di capire, di aver capito, e anche se ha capito, non è capace di passarlo all'altro senza sconvolgere il suo sudario, senza sconvolgere i suoi teli, senza sconvolgere la sua vita, cioè senza ferirla, senza che arrivi il disprezzo per quello che non vale ai suoi occhi. Scriveva Don Persili, un sacerdote che si è dedicato quasi tutta la vita a questo versetto, a questi versetti, che quelle fasce erano intatte, non manomesse, non disciolte. Per questo esse costituiscono la prima traccia della risurrezione. Era infatti assolutamente impossibile che il corpo di Gesù fosse uscito dalle fasce, semplicemente rianimato, o che fosse stato asportato sia da amici che da nemici, senza svolgere quelle fasce, o comunque senza manometterle in qualche maniera. Questo è quello che accade nella Chiesa, quello che opera Gesù Cristo nella nostra risurrezione, nella nostra vita, nella trasformazione, nella trasfigurazione, nella nostra rinascita. Questa è la Pasqua. Quello che ha vissuto Lui lo compie in noi, nella stessa identica maniera. E questa è la grandissima notizia. E questo è il mistero che sconvolge. Perché Dio ti ha amato, Dio ti ama. Nel sepolcro non ti obbliga, non ti fa moralismi, non ti esige. Dio ha rispetto infinito di quello che tu sei, anche se sei un peccatore terribile, anche se hai un carattere insopportabile. Se hai fallito, anche se hai fatto male agli altri, Dio ti rispetta. Sempre pazienza, 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 tenerezza. Le ferite sono state sanate poco a poco, senza strappi, senza accelerazioni improvvise, senza idealizzazioni, senza sentimentalismi, senza cedere al sentimento, alle infatuazioni. Con dolcezza, nel potere soave della grazia. Cos'è la grazia? La vita di Gesù Cristo più forte della morte, che è scivolata via da quel telo. Questo è l'indizio che Dio lascia a tutti noi, nel matrimonio, nel lavoro, tra gli amici, nella solitudine, nella malattia, dove sia. Le nostre cose, i nostri affetti sono tutti con noi, vero? Non è che tu forse ti guardi allo specchio e non ti vedi cambiato in nulla qualcosa, qualche piccola attitudine, ma tutto agli occhi della fede appare cosa nuova, perché il Signore nostro Gesù Cristo sta prendendo possesso della tua vita. Il corpo del Signore, risorto, scivola tra le bende con dolcezza, trasfigurandole quelle bende con la sua impronta gloriosa, cioè conferendo al nostro corpo, alla nostra carne, ai nostri pensieri, ai nostri riguardi, a poco a poco, a poco a poco, a poco a poco, un ordine nuovo,
come una nuova creazione che passa dal caos all'ordine, tutte con il loro nome, con amore, con tenerezza, con questo ordine che nessun uomo ha il potere di dare. Perché? Perché è l'ordine dell'amore. Il giorno di Pasqua annuncia che il nostro passato non è più qualcosa da cui dobbiamo scrollarci da dosso, violentemente, con grandi impegni, dire da oggi non faccio questo, da oggi non faccio quest'altro. Il passato e anche il presente è il segno del passaggio, è il segno, quella, la tua vita di oggi, oggi, la tua storia fino ad oggi, quella che è oggi, è il segno del passaggio di Cristo nella tua vita, come una profezia di quello che ci attenderà. E come quelle fasce e quel sudario sono diventati per la Chiesa una reliquia preziosissima, venerata come la testimonianza del passaggio di Cristo nella storia dell'umanità, la veridicità, l'autenticità della sua vita, perché lì appare la sua vita e la sua sofferenza dell'amore per te, quelle bende, quel sudario che sono la tua vita, la memoria che ci ha destato in questa notte di Pasqua, che è anche però il segno della sua resurrezione, perché sono state trasfigurate, perché non è lì, c'è un di più, c'è un più in là, c'è il supplemento d'anima, c'è il supplemento d'anima che gli ebrei terminavano il sabato, il giorno più importante, oggi, che è il nostro sabato, il sabato eterno, lo terminavano, cioè entravano poi nella vita di tutti i giorni, spandendo dei profumi, perché quel profumo, lo fanno ancora oggi, è l'immagine del paradiso, è l'odore del paradiso, del quale tu hai bisogno costantemente, come io ho costantemente bisogno, per entrare nella storia di tutti i giorni. Quel profumo, che è il cielo che viene sulla terra, che spandono queste bende, il profumo di Cristo, il suo odore, l'odore di un uomo che ha vinto la morte. Allora, questo memoriale è anche profezia, è anche un annuncio costante che Dio fa alla nostra vita. Allora la tua vita fino ad oggi, la vita di tuo figlio, la vita di tuo marito, tua moglie, la vita dei tuoi genitori, la tua storia, è questa reliquia meravigliosa, è questo sudario, sono queste bende che ci parlano dell'amore di Dio, il segno del suo amore incorruttibile che non ci ha mai abbandonato. Non sono da buttare via, non devi cancellare nulla. La bellezza dello sposo passa alla sposa verso quel sudario, fratelli, che era lì, stato sul capo del Signore. Su quel volto, il volto più bello che mai un uomo abbia potuto vedere, il volto ferito, distrutto dai nostri peccati, che non aveva neanche più aspetto d'uomo, quel sudario era non disteso con le fasce, dice il Vangelo, ma al contrario avvolto in una posizione unica, secondo quella traduzione che ha fatto il padre Persili. Era infatti avvolto nello stesso modo in cui avvolgeva il capo di Gesù, ma in una posizione così speciale, unica, da indurre il discepolo che Gesù amava a credere. In che modo è messo questo sudario? È molto importante, fratelli, che oggi noi possiamo guardare a quel sudario, a quella posizione così speciale, quello che ti ha unito a lui, sudario, il sudore di sangue che Cristo ha sofferto per te, unendo il suo sangue al sangue che tu hai versato. Guardalo nella tua vita, come l'ha messo? Qual è il modo unico nel quale Cristo ti ha amato? È quello il modo unico, speciale, che soltanto un discepolo amato dal Signore può riconoscere. Soltanto Gesù, risorgendo, poteva mettere quel sudario in quel modo, il modo in cui ha piegato la sua vita nella tua vita, il modo in cui si è piegato a lavarti i piedi, il modo in cui si è piegato a prenderti quando eri scappato dal recinto, nel modo in cui ti ha amato fino ad oggi, nel modo in cui ti amerà ogni giorno. Per ogni persona è unica, per te, per tua moglie, per i tuoi figli, scoprire che c'è un modo unico, irripetibile, nel quale Gesù Cristo ci ama, rispettandoci, unendoci a lui, come sotto la ciuppà, sotto il baldacchino, la ciuppà, questo telo, la tenda sotto la quale si celebrano i matrimoni ebraici. Oggi è stato introdotto di nuovo anche nel rituale del matrimonio in Italia, la velazione, cioè quando i genitori e i testimoni possono tenere un velo sugli sposi durante la benedizione. Signore, la Shekinah, questo sudario è la vera ciuppà, è il vero velo, è il segno dell'intimità nella quale Cristo ci prende, personalmente, unicamente, senza toccare nulla, facendo scivolare attraverso la carne la sua vita, impregnando la nostra carne piena di peccati del suo perdono, del suo profumo, il profumo dell'amore, il profumo dello sposo. Noi pensavamo di dover andare alla tomba a onorare un corpo morto, vero? No, è lui il profumo. Torniamo profumati del suo profumo, torniamo dalla Pasqua, torniamo ogni giorno dall'incontro con Cristo, dall'intimità con Cristo, spandendo il suo profumo, il profumo della vittoria sulla morte, la vittoria sul peccato, il profumo di una vita separata, di una vita santa. Per questo il sudario della nostra carne è impregnata del profumo di Cristo, di una vita che non riesce a essere trattenuta nella concupiscenza, nei peccati, nell'orgoglio, nell'arroganza. È una vita che scivola fuori dal sepolcro e spande il suo profumo su tutti quelli che sono intorno. Questa è la vita meravigliosa che il Signore ci dà oggi, che finalmente l'ha amata dopo tanta ricerca. Come questi filofori, come questi due discepoli corrono, hanno trovato l'amato. Lo abbracciano e non lo lasciano più. Buona Pasqua, buone nozze con il Signore.